di tutti, in qualunque epoca. Una boccetta di profumo sembra un oggetto come un altro, ma dietro ogni spruzzo si nasconde un pezzo di storia. Usato per avvicinarsi alle divinità, per mettersi in contatto con i defunti, per stregoneria, per relax o come rito di seduzione, la scelta delle fragranze ha sempre avuto un valore simbolico potente. Il profumo ha dei fortissimi collegamenti con le emozioni, proprio perché dal naso l'odore arriva direttamente al cervello e va a stimolare in particolare l'amigdala, che è la parte del nostro cervello che è deputata alle emozioni, e l'ippocampo, che è deputata ai ricordi. Quindi sentiamo un odore e proviamo delle emozioni, proviamo gradevolezza o sgradevolezza, e quindi avvicinamento o allontanamento dalle persone, ma anche piacere o dispiacere rispetto a un odore. Io per esempio ho un ricordo terribile di Mitsuko di Guerlain, che è un profumo fantastico, ma lo usava mia madre. Io soffrivo di mal d'auto e tutte le volte che entravo in auto e sentivo questo profumo io stavo chiaramente male, perché era un profumo molto forte. Ed è interessante anche che questo fenomeno si definisce l'effetto Proust, proprio perché Proust racconta nell'amore di Swann come un giorno in cui era di cattivo umore, gli erano successe delle cose negative, quindi tutti i suoi pensieri erano negativi, e arriva a casa e la madre gli offre del tè con una madeleine. E nel momento in cui porta alla bocca il tè e sente il profumo della madeleine, improvvisamente prova un piacere incredibile, un benessere incredibile, che cancella tutte le sensazioni negative o le emozioni negative che provava in precedenza, perché si ricorda di quando era bambino e la zia lo faceva entrare in camera e gli dava un po' di tè con la madeleine inzuppata. Il profumo è importante nella vita sociale, molto importante, perché è uno strumento di conoscenza degli altri. Attraverso il naso acquisiamo una serie grandissima di informazioni, che sono informazioni in parte cognitive, ma soprattutto emotive. Attraverso l'odore noi anche ci avviciniamo o allontaniamo dagli altri, perché percepiamo aspetti positivi o negativi e quindi decidiamo se una persona ci piace. Profumo importante, e quello che mi colpisce è che quando saluto una persona, per esempio, la prima cosa che mi arriva e che mi lascia stupita è il suo profumo. E mi colpisce una persona, mi colpisce per il profumo, quello, e quindi anch'io nella scelta ricerco quel tipo di effetto. La scelta più cool che oggi si possa fare per un profumo, secondo me, è quella di scegliere un profumo di nicchia, di fare un'esperienza olfattiva, sensoriale, proprio customizzata per se stesse. Scegliere un profumo sembra una fase fatta, è come scegliere un abito su misura, ma in realtà è così. Quindi il profumo cool per me non è l'ultima uscita, quella l'ultima moda, ma un profumo dove hai fatto un'esperienza e hai deciso che quella è la tua fragranza. Il profumo è sicuramente benessere, perché se pensiamo anche a tutto il fenomeno dell'aromaterapia, quindi è un benessere, poi dal profumo della persona anche un benessere se vuoi nella casa, le candele profumate. Quindi il profumo richiama il concetto di benessere a 360 gradi, ma è anche legato alla bellezza, perché quando noi mettiamo il profumo automaticamente ci sentiamo anche più belle, più sicure, più affascinanti noi.